Oggi 14 aprile, giornata nazionale della donazione degli organi, cellule e tessuti. E siamo in compagnia e la ringraziamo per essere qui con noi, con la dottoressa Roberta Borrelli. Lei è dottoressa da circa 4 anni e in attesa di un trapianto di rene. Come si vive questa attesa? È una vita difficile, complicata, è una vita fatta di... In verità una vera attesa, perché la possibilità di accesso al trapianto dipende dalla disponibilità di organi e tessuti, quindi dipende dagli altri, ok? Ed è molto difficile per chi come me è una persona che cerca di raggiungere i propri obiettivi impegnandosi, mettendoci del suo, no? Quindi sapere che il poter tornare ad avere una vita piena, una vita in cui sei libera di scegliere se spostarti dalla tua città, sei libera di organizzarti la vita, dipende dalla scelta di altri, è abbastanza complicato, perché ricordiamo che per poter avere un trapianto è necessario che ci siano organi disponibili e quindi è necessario che la cittadinanza campana dica sì alla dichiarazione di volontà sulla scelta di donare gli organi dopo la morte. Dottoressa Borrelli, ma qual è la situazione per quanto riguarda le donazioni nella nostra regione? La Campania purtroppo è 19ª su 21 regioni per indice del dono, cioè i cittadini campani sono quelli che più spesso dicono di no e le liste sono regionali, per cui insieme alla collega Laura Baccari, co-referente dello sportello Amico Trapianti, noi cerchiamo di fare divulgazione e sensibilizzazione e dare quelle che sono le corrette informazioni, quindi sfatare i retaggi culturali, le fake news sull'argomento. Innanzitutto che non c'è un limite di età, la donazione può essere possibile a qualunque età, non c'è limite di stato di salute né di religione. Papa Francesco ha detto che è il gesto più importante di generosità che si possa fare. Inoltre l'intero iter di prelievo degli organi avviene solo dopo che è stata dichiarata la morte, quindi è anche un modo per non rendere vana la dipartita del nostro caro o di noi stessi, perché una o più parti di noi potrà salvare fino a 7 persone e continuare a vivere in loro, quindi un modo per sconfiggere la morte.